Buongiorno. Allora, parlando un po' degli infortunati di Lazio, credo che certamente quello che sappiamo non sarà, diciamo, della partita, cosa cambia nell'economia, potremmo avere delle squadre magari, aspetto, considerando che in Brescia ha 4-1-2, potreste essere magari 4-1-2 come sta a casa. No, noi stiamo portando avanti un discorso di due moduli, ci siamo allenati su due moduli anche questa settimana. Cioè, poi decidiamo sempre all'ultimo in base a quello che vogliamo fare, a come ci vogliamo mettere in campo e avere quell'atteggiamento lì inerente al modulo, tutto qui. Perciò vediamo, degli infortunati non vi dico niente perché c'è un dottore che parli lui se vuole parlare, io non so nemmeno come stanno le cose onestamente. Chiaramente Dorazio l'ha vista anche te, non si è allenato, perciò poi ognuno trae le proprie conclusioni. Ippocampo? Mister, Donnarumma pare sia infortunato, però ci hanno due attaccanti lì davanti, Morosini e Camarla, che dovrebbe dare loro. Morosini, Torregrossa e Ferrari. Più questo giovane Pirlo che pare che spacchi un po' il gioco alla grande davanti alla difesa. Questo ragazzino. Allora, tutti gli dicono che assomiglia a Pirlo, ma va a finire che poi ci crede anche lui. Io dico, lui si chiama Tonali e che è un ottimo giocatore di calcio. Il ragazzo è un giovane, ha tutte le prospettive di questo mondo, però si chiama Tonali. Da qui arrivare a Pirlo penso che debba fare molta strada. Assomiglia molto, a vederlo giocare assomiglia veramente. È un giocatore forte, però è un ragazzo. Se iniziano a mettere addosso croci o cose, poi dopo, non lo so. Io dico che lui si chiama Tonali e che è un giocatore forte per come si chiama. Davanti sono pericolosi, davanti c'hanno Morosini molto veloce, tecnico. C'hanno Torregrossa molto bravo, Mancino, e c'hanno Ferrari che è un animale quasi di 2 metri che ha fatto un campionato importante alla Pistoiese, perciò sono attrezzati anche se gli dovesse poi mancare Donnarumma. Tutto qui, è una squadra attrezzata per fare cose importanti. Mister, dopo la vittoria con il Foggia, che tipo di prestazione ti attendi? Cioè sempre sulla falsariga oppure servirà un altro Cosenza? Visto che chiaramente l'avversario poi è diverso. L'atteggiamento è quello che conta nel calcio di solito. L'atteggiamento è che ti fa fare le partite in una certa maniera al di là dei moduli. L'atteggiamento con il Foggia è stato giusto, a Carpi è stato giusto, speriamo di continuare su questa strada. Tutto qui. Mister, domani al Rigamonti ci saranno almeno 300-400 tifosi del Cosenza, è una di quelle trasferte che aspettavano da tanto tempo, un po' tutto il nord rosso-blu si ritroverà allo stadio. Giocheremo con il sostegno dei nostri tifosi, che possiamo dire loro, se vogliamo dire una parola. E fa piacere, più gente c'è da Cosenza e meglio è, o dal nord dove stanno un po' tutti i calabresi, perché è una cosa che sappiamo benissimo. Chiaramente cercheremo di onorare al meglio tutta la gara come abbiamo sempre fatto da un anno a questa parte, a volte ci si riesce, a volte no. Non è che noi siamo imbattibili o infallibili, abbiamo avuto alti e bassi anche per lunghi periodi, però poi alla fine ci siamo sempre arrivati dove si diceva noi. Chiaramente cercheremo di farli felici, questo penso che sia normale. Pietro Giorgio, senza posto. Mister, un dato che emerge in queste prime partite di campionato è che il Cosenza è andato a segno solo con i suoi attaccanti, 3 gol da Tutino, 2 di Maniero e 1 di Faez. Cioè, a suo avviso mancano a questa squadra un po' i gol da calcio d'angolo dei difensori o gli inserimenti dei centrocampisti, che, cioè, nel senso, secondo lei è una pecca di questo Cosenza? Io sono tranquillo, io so che Brucini farà gol, so che Garitano farà gol, so che Mungo farà qualche gol, senza dimenticare Varone e Verna che l'hanno sempre fatti.
Perciò io sono tranquillo, il calcio è periodi, è momenti, al momento lo fa solo l'attaccante, al momento come l'anno scorso lo fa solo il difensore, al momento lo fa solo il centrocampista. No, non sono preoccupato, sono tranquillo perché so che prima o poi tanto qualcuno di questi che ho nominato farà anche dei bei gol perché l'ha sempre fatti. Io penso che quando c'è una legge, al di là di tutto quello che possono dire poi le società che stanno formando la Serie B, che giustamente dice noi siamo partiti a 19 e vogliamo che resta a 19, però al di là di tutto c'è un regolamento, c'era un regolamento, questo regolamento è stato scavalcato, perché bisogna anche mettersi un attimino nei panni di chi doveva essere ripescato e che aveva diritto a essere ripescato. Tutto qui. Cioè non lo trovo una cosa giusta, non so se è il momento giusto ora, questa è una cosa che devono valutare gli addetti, non certo io. Però il regolamento c'era. Mister, chiaramente lei ha abituato a pensare di partita in partita. A che punto è a livello fisico la squadra? Perché in passato qualcuno aveva sostenuto che presenza fosse in riserva, in realtà poi si era capito che mentalmente che la squadra negli ultimi secondi tempi non andava bene. A livello fisico adesso a che punto è questa squadra? Ma io penso che quel qualcuno che pensava che si fosse in riserva ha la memoria molto corta, perché se c'è una squadra che ha volato a giugno, questa era il Cosenza. Che è sempre la solita persona insieme agli altri ragazzi dello staff che cura questo aspetto. Perciò, ma di cosa stiamo aspettando? Di cosa parliamo? Cioè a me mi sembra ogni domenica che qui dentro va male qualcosa, parliamo di qualcosa, ma non si stancano mai. Io credo che al di là di tutto ci sono dei ragazzi che fanno parte di questo staff e che hanno dimostrato, al di là della loro giovane età, hanno dimostrato di saper lavorare. Ogni tanto qualcheduno bisognerebbe anche riflettesse su quello che dice. Quando una squadra vola a giugno vuol dire che la preparazione è stata fatta no bene, benissimo. Poi la Serie B è un altro tipo di campionato, comporta altre spese, altre energie, sono tutte situazioni che noi teniamo presente. Purtroppo ci sono anche gli altri sono più bravi di quelli dell'anno scorso, a volte ce la facciamo, a volte no, ma era una cosa che si sapeva anche dall'inizio. Non siamo partiti dicendo quest'anno ammazziamo il campionato, perciò noi dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. In 7 partite, 8, quante ne abbiamo fatte finora? Perciò 7, abbiamo 7 punti, perché io non considero assolutamente, e vi ripeto per l'ennesima volta, vedere il quoziente reti subite mi fa incazzare come un negro. Perciò da me o da noi cerchiamo di dare il massimo ogni minuto e ogni giorno della nostra giornata. Il resto noi ci proviamo tutte le domeniche ad andare oltre, perché questo deve essere il nostro motivo quest'anno, andare oltre, e se lo facciamo siamo competitivi al massimo anche in B. Se non lo facciamo e ci accontentiamo di fare il minimo, ne buschiamo da tutti. Questa è la verità. Ok? Franco Segreto? Volevo chiedere un'ultima cosa. Considerato che dopo 2 giorni poi si giocherà, e quindi contro il Pescara, è probabile domani vedere qualche cambiamento? Assolutamente no. Domani giocheranno i migliori, che io ritengo sono migliori. Poi martedì penseremo a chi recupera, a chi no, a chi è, anche perché passa solo domenica e lunedì, sono 48 ore, potrebbero essere poche. Perciò abbiamo altri giocatori che si devono levare anche loro le proprie soddisfazioni, però ora pensiamo a dove dobbiamo andare a fare una grande partita, poi penseremo al Pescara e poi penseremo al Palermo, perché questo è un trittico per noi troppo importante, duro, sarà duro anche per quegli altri.
Prego. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona giornata.